La squadra di Luna Rossa Prada Pirelli, premiata nella sede della Regione Emilia-Romagna per i risultati sportivi ottenuti e il prestigio portato al territorio con la vittoria della Prada Cup 2021 e la sfida per la conquista dell'America's Cup. Sono 19 i componenti del team emiliano-romagnoli premiati dalla Regione durante una cerimonia trasmessa in streaming. Velisti, ingegneri nautici, meccanici, informatici, architetti navali, preparatori atletici e manager. Fra loro i ravennati Giuseppe Acquadredda, Andrea Bazzini, Umberto Molineris, Matteo Plazzi e Jacopo Plazzi Marzotto, il faentino Vincenzo Brusa, Francesco Longanesi Cattani di Bagnacavallo, il lughese Guido Longhi e Antonio Vettese di Alfonsina. La Coppa America io lo chiamo un gioco, ma in realtà è una diventi dipendente. Io, come alcuni delle persone che sono qua stamattina, ho partecipato a tante campagne. Questa è la mia settima, la prossima sarà la mia ottava. E quando decidi di partecipare a una sfida di Coppa America, alla fine dedichi tre o quattro anni della tua vita solo a quello, e la tua famiglia diventa il team. Non è quella che hai a casa, ma è quella che hai nell'ambiente di lavoro, perché alla fine passiamo una media di 14-16 ore al giorno. E non c'è una ricetta per costituire un team. Alla fine il team è formato da persone, ognuno viene con il suo bagaglio, con le sue esperienze, con le sue motivazioni. Quello sicuramente io ho cercato è di trovare delle persone che avessero un atteggiamento, un'attitudine positiva. Alla fine noi siamo dei privilegiati, facciamo il lavoro che sogniamo, che amiamo e non dobbiamo mai dimenticarcelo, e questo ci deve mettere nella condizione di performare ancora di più, no? È meglio. È costituito da persone eccellenti nel loro settore, nel loro lavoro, ed è un team profondamente italiano, una cosa a cui noi e io personalmente tengo tanto. E oggi mi fa piacere, alcuni di loro non li vedo da settimane, perché alla fine col fatto del Covid, il fatto che erano dall'altra parte del mondo, insomma, con molti di loro non ci vediamo da settimane, alcuni da mesi, perché non tutti purtroppo sono riusciti a venire in Nuova Zelanda. E quindi non c'è un merito mio, il team è fatto da persone, il merito del gruppo, la Rockstar e il team, non sono né io né il team. È una campagna Coppa America, una cosa talmente complessa che ti fa vivere a 1000 all'ora in continuazione. Perché? Perché alla fine non c'è una routine. C'è una routine, ma è diversa tutti i giorni, perché c'è sempre la ricerca di miglioramento, di andare più forte, perché alla fine è un po' come la Formula 1, no? Devi andare più veloce del tuo avversario e fare un errore in meno del tuo avversario. Non vince chi è perfetto, ma vince semplicemente chi fa un errore in meno, che è un po' anche uno stile di vita, no? Alla fine noi siamo abituati, soprattutto negli ultimi anni, ad andare sempre a 1000 all'ora, e quando vai sempre a 1000 all'ora, degli errori li fai, quindi bisogna essere bravi e capaci di riconoscere quando è il momento magari di frenare un attimo per capire che forse è meglio stare con le ruote dentro la strada e non da fuori strada. E la Coppa ti insegna tanto dal punto di vista umano, di gestione delle risorse umane, e ripeto, creare un gruppo di lavoro così dal nulla con un foglio bianco, è emozionante, è bello, è eccitante. Sono quasi 20 persone, team member, ufficiali del team, ma abbiamo tantissime aziende con cui lavoriamo qui in Emilia-Romagna da tantissimi anni, alcune sono nuove con cui abbiamo iniziato adesso, che vanno dal tecnologico a quello alimentare, e oggi è stato molto interessante essere qui, al di là del riconoscimento, del premio, e il fatto di aver avuto una riunione che ci metterà in contatto con delle realtà importanti da un punto di vista tecnologico, che non sono i soliti nomi, no? Come possono essere quelli più famosi, ma sono aziende che magari a volte lavorano anche nell'ombra, però sono altamente specializzate da un punto di vista tecnologico, visto anche che le nostre barche ormai sono più vicine a delle macchine Formula 1, degli aeroplani, piuttosto che delle barche a vela, quindi la tecnologia per noi è fondamentale. E siamo sempre alla ricerca di nuove risorse, di nuove
e di nuove partnership, soprattutto italiane, perché questo ci permette di mantenere il know-how in Italia, di proteggerci poi dagli stranieri.